Benvenuti a tutti da Angel 95, siamo all'Auction Melilli di Siracusa al primo incontro Street Pass di Nintendo 3DS. Guardiamo quanta gente c'è. Come notate, il pacco è grande. Comunque, salve a tutti da Super Mario Fazio. La folla che si trova al GameStop è veramente impressionante. Qui c'era una forte discussione con Angel 95 in cui mi vorrebbe massacrare a legnate per il fatto che non voglio che si allontani di qui. Devo far vedere se c'è qualcuno in giro che non sa dove è il GameStop. Mi riconosce con la maglietta verde che non c'era nessuno. Ovviamente questo centro commerciale, avendo 70 negozi, è talmente immenso che non si trova un GameStop. Oh, vabbè. Certo ragazzi, ovviamente, però venire qui, sprecare benzina per nulla, è stato veramente emozionante. Ragazzi, ci avviciniamo al GameStop, il grande negozio videoludico di Siracusa. Guardiamo la folla, signori, guardate la folla che c'è in questo bellissimo GameStop. E vabbè, ci dobbiamo fare, la gente è pacca. Fame, vorrebbe una pizzetta dal modico costo di 3 euro. Ma se si trovano solo a questo prezzo è giusto. Ovviamente entrare dentro il supermercato gli farebbe schifo. E comprarsi un pacco di Wurstel. Con la fila di un milione di persone. Un'ora. Ma io dico, comprarsi un pacco di Wurstel non è meglio, soprattutto per lui. Ma se c'è la fila? Vabbè, ma c'è pur sempre una crepe, qualche puttanata varia, non lo so. Una pizzetta da modico costo di 3. Vabbè, qualcuno se poi lo vuole portare da un psicologo, perché ben venga. Nessuno ancora, no? Sono le 4:10 e ancora non c'è nessuno. Quindi... Se spende il telefono, un figura di merda. Aspetta, sono le 4:10 e non c'è nessuno, non è colpa mia se ho fame. Io preferirei vedere quella del tablet, forse un po' più aggiornata. Addirittura se fai 12. Ancora più scandaloso. Attendiamo. La gente ci prende per down, la gente qui dentro. Non c'è nessuno. Attendiamo pazienti, la gente che deve venire a questo bellissimo incontro Street Pass. Certamente, ovviamente. Oh, finora ho fatto già un incontro Street Pass. Abbiamo fatto un incontro tra noi due. Tra noi due. Lucina verde accesa. Questo è importante. Tanto è vero, ci incontriamo tutti i giorni, però ormai non cresce più, è arrivato a 9:09. C'è un grosso problema con Angel 95, vorrebbe fare restare qui fino alle 5. Per vedere, qualcuno viene in ritardo, quelli di Catania stanno venendo. Ma gli che vanno a rompersi il culo i catanesi. Scusa, dobbiamo essere pazienti, io non me ne posso andare che sono, vedi questo colore. Che cazzo mi fate il colore, in caso sei l'organizzatore. Ma questo è l'importante, mica me ne vado così che fra 10 minuti. Devo aspettare fino alle 5. Picciotti. Cioè, se l'incontro è per le 4. Ma c'è la gente di Catania. Se per l'incontro è per le 4, vuol dire che si partono alle 3:30. Arrivano qua per le 4:10, 4:15. Ma io non posso restare qua fino alle 5. Avrei anche una vita sociale davanti. Addirittura. Facciamoci un giro per l'Auction. Vediamo se c'è qualcuno che non sa dove è il GameStop. Vediamo se c'è qualche coglione che non sa perché. Il problema è che tu quando entri già c'è l'ingresso al GameStop. Ti prendi di spalle quindi non lo vedi, tu te ne vai. Cioè, cammini dritto di qua non lo vedi il GameStop. Va bene, io ce l'abbiamo capito che ho un problema di problemi mentali. Guardate l'entrata. Uno passa di qua e non lo vede il GameStop che ha mucciato qui dietro. Vabbè. Cosa molto importante, Angel 95 si era portato un cassonetto alla spazzatura dietro. Un cestino, un cassonetto. L'ho sbattuto, non è che sia un evento così importante. L'ho sbattuto in un cestino. Un cestino, ora inquadriamo il cestino. Eccolo qua nelle dimensioni. Non l'avevo visto. Questo lo chiamiamo cestino. Capito. Ecco un'area dell'ipermercato. Molto affollato, diciamo, tra virgolette. Io mi sto rendendo conto che avrei fatto più incontri Street Pass a Santa Panagia che in un centro commerciale come l'Auction. Che sottolineo, Santa Panagia è un quartiere di 30.000 abitanti. Non crediamo sa cosa sia. Vabbè, comunque, si sarebbero fatti sicuramente più incontri lì che qua. Questo è sicuro. Per giunta, in un incontro Street Pass organizzato, è scandaloso. Tra cui c'erano dei partecipanti che non c'entravano un cazzo perché non avevano neanche il 3DS. Che cazzo veniva a fare non l'ho capito ancora. Gli amici che hanno messo mi piace. Partecipo. Non hanno neanche il 3DS.
Non ho capito che cazzo venivano a fare, però va bene. Mettono mi piace nell'evento. Beh, capiamolo, questo ritardato mentale che l'ha messo. Pochi che... Vabbè, cancelliamo poi questa parte di poi un'altra cosa, no, questa parte di pochi si lascia. No, non si lascia. Un'altra cosa, sottolineiamo che... soprattutto c'erano anche ragazze che sapevano che oggi non ci potevano essere perché dovevano partire. Che possiedono un DS e credevano che col DS si potesse fare l'incontro Street Pass. È una cosa importante questa, la convinzione della persona. E mettono forse, neanche sì, forse. A sto punto metti no, o sì, tanto non venivi, quindi. O sì o no non cambia. Va bene. Ci avviamo verso il nostro crudele destino. Picciotti, adesso ci prestiamo ad andare da Euronics. Gruppo sacco. A cagare, comunque. È di elettronica almeno questo. Il negozio più caro d'Italia. Questo individuo mette in discussione la fiducia del suo migliore amico per un estraneo. Quello va confermato che viene, perché non dovrebbe venire? Perché sono le 4:30, cazzo! Vabbè, ma in ritardo, cioè normale, capita che uno arriva in ritardo. Non è che. Cioè, capita in ritardo. Mezz'ora di ritardo. Capita a tutti, dentro tutti i giorni. Vabbè, ma. E poi per una persona. Beh, secondo me viene, non so perché. Va bene, aspettiamo i catanesi. Ma non è di Catania questo. Il dove cazzo è questo, lo scusa. Di Siracusa. Sicuro? Sì. Non mi piace la cosa. Ma non fare sto giro. Mi piace. Vabbè, comunque. Guardiamo Angek 95 che si arrapa con le notizie sul Wii U. Si arrapa, gente. Voi non avete visto, purtroppo non sono riuscito a filmarlo, quando ha visto i pupazzetti di Mario. Era quasi là, quasi quasi, stavo chiamando alla mano amica. È una cosa incredibile. È bello, lascia stare. Poi quando ha visto la PS Vita, non dico, a parte salti di gioia. Proprio la ama come console. Io odio la Sony, lo sapete tutti, i miei grandissimi fans, tipo Assoluto 92. Lui la ama la Sony, lui fa i video su YouTube per andare contro. Sto scherzando, è un fan spiegato di Nintendo. Ecco, questa è una console, Dio, e questo è un personaggio di queste mani. Personalmente è meglio la 360. Comunque, non ci accappiamo. Intanto noi non ci siamo mai venduti, Alo, voi Mario l'avete venduto. Vabbè. A chi? Dai, dillo. Allora, non ti devo far vedere quella puntata di Dr. Game. Allora, ci sono stati 3 episodi di Zelda nel Philip CDI. Ma proprio non erano sviluppati neanche dalla Nintendo, erano... Perché li avete venduti? Vabbè, comunque. Li avete venduti? Ecco. È un episodio di Mario. Comunque. Due. Che tra l'altro uno programmato a cazzo. Ma uno non è uscito. Quindi. Il Mario Hotel. Hotel Mario. Hotel Mario. Comunque non sono usciti più poi altri giochi e altre console. Poi è fallita quella console. Beh, quindi. Ma quello che volevo dire io, però vi siete venduti. Vabbè, lasciamo stare, dai. Venduti. Due giochi di merda, manco fatti dalla Nintendo. Vabbè, venduti, va bene, lasciamo stare questo tasto. Passiamo a cose serie. Quell'incontro Street Pass, come potete notare, procede ancora molto bene. Molto affollato. Sono le 4:30. Ancora non c'è nessuno. Allora, io dico le mie impressioni personali sul video. Allora, praticamente a me mi piace, ovviamente. A me mi piace, italiano perfetto. Comunque, andiamo avanti. Vabbè, a me piace questa bellissima console, dalle volte possibilità. Tipo? Vabbè. Dai, avere un frigorifero al posto del controller. Ma non insultare, che è molto comodo e molto leggero. L'hai provato? Sì. No, cioè l'ho provato. Però a detta di chi l'ha provato alle 3 del 2012 dico che è molto leggero e comodo, spero di sì. Comunque a me piace molto, già dalle 3 del 2011 staremo a vedere. Io lo compro al day one, questo è sicuro. Io non di sicuro. Però lo compro. Però lo compro. Ok, poi vediamo. Progetto per Kinect. Con Kinect Star Wars puoi essere al centro dell'azione da solo con gli amici. Questa qui è una. Questo intervengo io. È un gioco straordinario in cui si sfruttano al massimo le potenzialità del Kinect. Però non è un gioco in cui si basa molto sulla storia, ma bensì è un gioco da cazzeggio. Prendere questa cazzo di spada e combattere contro gli amici. Questo è in sostanza il gioco. Hanno fatto un gioco da cazzeggio molto ben riuscito anche, direi. Stiamo guardando il giornale di Euronics Movies and Games, proprio famosissimo. Che per una volta tipo nella vita sono stati alle 3 questi Euronics e hanno fatto il giornale delle console. Che okay, fra l'altro poi dobbiamo dire anche siamo a due passi da GameStop, potremmo prenderlo anche lì un giornale del cazzo.
Poi anche scritto male. L'anno della Wii U. A parte che sarebbe maschile il Wii U. Basta fare il. Com'era anche la Wii, tra l'altro, no? Della Wii U, che stona malissimo. Scopri insieme a Euronics la nuova console di Nintendo. Un nome falso per Devenduti. L'anno della Wii U. Poi una foto di Mario completamente a caso. Cioè non c'entra Mario Galaxy sotto non lì. Non c'entra niente. Vediamo alcuni dei titoli che usciranno per il Wii U. Allora abbiamo Tekken Tag Tournament 2 per Wii U, FIFA 13, PES 13, cioè hanno fatto vedere i giochi peggiori, quanto c'era, New Super Mario Bros. U, Pikmin 3, Batman Arkham City, Armored Edition, Zombie U, Nintendo Land, cioè di Nintendo non c'è neanche uno. Hanno fatto vedere tutti i giochi stranieri. Cioè nel senso di terze parti, tipo Call of Duty Black Ops 2 sul Wii U. Oh, mi interessa tantissimo. E va bene, dai. Cose che capitano. Bellissimo. PlayStation All Stars Battle Royale. Una grandissima grandissima invenzione. Non commentiamo per non offendere nessuno, perché in questo video dobbiamo essere siamo veramente neutri. Vabbè, però zitto. Però vabbè, già l'ho insultato abbastanza nell'altro mio cosa, video. La cosa si commenta da solo, questo gioco. Facciamo una bella faccia per questo gioco. Bellissimo. Are you fucking kidding me? Perfetto. Si commenta da solo. È la grande novità di questo gioco, che anche i possessori di PS Vita potranno giocare con i contro quelli che hanno il gioco per PS3. Questa è una cosa utilissima. Innovazione nel gioco. Vabbè, si commenta da solo. Abbiamo 360, 5 titoli da giocare nel 2012. Abbiamo Far Cry 3, FIFA 13, bello. Assassin's Creed 3 previsto anche per Wii U, questo deve essere sistemato, Halo 4. Questo è il titolo migliore che si potesse aspettare, dopo che hanno presentato tre multipiattaforme, almeno una cazzo di esclusiva l'hanno messa. Call of Duty Black Ops 2, che mi sto sbattendo i coglioni dall'800.000 capitolo. Che non se ne può più di questi sempre cazzo uguale, di FPS. Vediamo altri giochi. Ah, ecco, qua ci sono gli altri giochi che non avevo visto prima, scusatemi, come... New Super Mario Bros. Per Nintendo DS, 3DS, che sarebbe New Super Mario Bros. 2, Luigi's Mansion Dark Moon per 3DS, Pikmin 3 per Wii U, Nintendo Land per Wii U, Wii Fit U per Wii U, porca miseria, New Super Mario Bros. U per Wii U. E soprattutto questo titolo, Zombie U. Ah sì, Zombie U, è molto simpatico dall'ultimo trailer che ho visto, penso di prenderlo. Nintendo Land, Black Ops Declassified per PS Vita, Lego City Undercover, una specie di GTA per Wii U, molto... Un altro titolo molto importante. New Super Mario Bros. U, importante, sì. E altri titoli importanti, vediamo se anche per PS3 si riesce a trovare qualcosa di veramente importante. Crysis 3, Dead Space 3, Sim City, Tomb Raider, Gears of War, God of War, Splinter Cell Blacklist, che se vedete i video di Farenz sapete che lui ormai ci ha perso le speranze, perché una volta ero in video... Tipo bui, cioè, con un certo... Allora li fanno alla luce del gioco. Alla luce del sole, proprio, tranquillamente. Poi The Last of Us, questo dicono che sia un titolo buono. Watch Dogs, anche questo, Behind, non lo so, vediamo qui. Qui abbiamo... Ah, Halo 4. Halo 4 con altri giochi. Vabbè, grosso modo questo giornale è una grandissima puttanata. Sì, infatti è completamente inutile. Pubblicità. Poi pubblicità del cazzo. Xbox, gli abbonamenti che ormai non se li conosciamo tutti a memoria. Poi abbiamo un José Mourinho che non so cosa ci scoppi. Un gioco Mi Coach per Move e Kinect. Non so che gioco sia. Bella porcata, andiamo avanti. Al contrario, qui diventa il giorno. Diventa al contrario. Perché... Vediamo Battaglia per la Terra, The Avengers. Ah, ecco, qua parla di film. Infatti il giornale si chiama Movies and Games. Film non me ne intendo, quindi non lo so qua cosa ci sia di bello. Lasciamo a chi è di competenza, sì, questo campo. A parte questo, che lo vorrei sottolineare, i Pokémon sono sempre Pokémon. Il film nero più il film bianco. Poi si torna ai giochi. C'è un miso tra giochi e... C'è a Londra con Mario e Sonic. Vabbè, con questo però... Vabbè. Chiudiamo questo schifo di giornale. È il giornale meglio. Penoso dell'Euronics. Vi siete persi? Angek che ha detto Amuni. Non ne può più neanche lui di aspettare. Amuni vuol dire andiamocene, per chi non lo sa, il siciliano è bellissimo. Vabbè, Amuni in bar. Siamo usciti da questo incontro Street Pass che non si è fatto assolutamente e ci apprestiamo ad andare verso la macchina. Le 16.37. Ecco qui la bellissima macchina 50 di Super Mario Fazio, guida lui ovviamente. Non voglio ancora morire. E ci stiamo tornando tutti a casa.
Ciao ciao, ciao a tutti. Saluto Angek 95 e Super Mario Fazio.